Ora si va a dormire, sono le 10 e qualcosa di sera e poi domani comincia una nuova settimana. Buongiorno, sono le 8 meno un quarto, c'è solo il personale di servizio, è tutto aperto perché a partire dal 1 agosto questo negozio, questo ipermercato apre alle 7. Un profumino del giorno Summer di Elizabeth Arden. Ieri ho accuratamente evitato di pensare a oggi e quindi non ho preparato niente da mettermi. Ora la massima oggi sarà 25 gradi, quindi non è caldissimo, non è afosissimo. Tuttavia l'aria è calda già adesso che sono le 9 di mattina. E io comunque ho questa brutta camicetta di H&M con questo colletto. Una persona ieri, che per te che guardi questo video sarà probabilmente una settimana fa, ha postato un commento dicendo che squallore quei capi, riferito ai vestiti che io mi sono provata da, come dite voi in Italia, H&M, H&M. E, però bisogna un po' capirsi, no? Allora, io non è che devo mettermi in mostra, anzi, piuttosto devo rendermi abbastanza invisibile e devo essere vestita, specialmente quando sono di corvée, in un modo che non si noti. E che sia anche povero, cioè in un modo che non desti, che non faccia innervosire il tedesco, ecco. E quindi H&M, perché con H&M il tedesco o la tedesca entrano in contatto con me in sicurezza della propria superiorità e quindi non mi torturano. Qualità dell'aria oggi disgustosa, una puzza di smog, una puzza di tubo di scappamento proprio. Voglio dire gas di scarico. Considerando l'orario, l'aria è così calda da far dire a mio padre, se ci fosse mio padre, c'è Garbino. Qui una volta c'era un ristorante. Ma ti ricordi quando le cose di Swarovski costavano, non dico poco, ma un prezzo normale? E quindi tu praticamente con 35 euro ti eri comprato un braccialetto o una collanina, altri tempi. Scarpe. Che buon profumo di pizzette, mamma mia, com'è al mare. Vedi, io comunque so distinguere tra l'apprezzare un profumo e la voglia spasmodica da malati di ingozzarsi immediatamente con ciò che quel profumo evoca. Cioè, per me c'è una differenza tra l'annusare un profumo e pensare che è buono e l'automatico fiondarsi sulla cosa che ha quel profumo. Questi tram piccolini come fantasmi. Che profumo di erba appena tosata, fresco ma anche leggermente fiorato, buono, che buono, molto meglio del profumo da pizzetta. Come sono contenta di poter risentire gli odori.
però l'orecchio non si è ancora aperto del tutto, ma è sulla buona strada. Ci sono dei cambiamenti. Aiuto, che sole, aiuto! La gente di città che alle 9 di mattina va in giro con in faccia, subito sotto l'occhio, tonnellate di highlighter, di illuminante. Cioè, sembrano veramente i catari frangenti di una bicicletta posati sulla faccia. Cioè, non si può guardare, veramente, non si può guardare. Ieri mattina ho trascorso la domenica mattina facendo il rambo delle pulizie. Ho pulito tutti i pavimenti, ho spolverato dappertutto, poi ho anche incerato, che non è mai incerare, ma io dico così perché il risultato del pavimento è un pavimento lucido. E in realtà si tratta semplicemente, però sono alla cera d'api, si tratta di panni bagnati che compriamo da Edeka alla cera d'api e fanno un effetto, un finish lucido. È solo che oggi è difficilissimo fare, percorrere grandi distanze, perché mi fa male tutto, cioè male ai muscoli, pazzasco. Mi sono appena passata lì dove c'è la mia collega, era di spalle, non mi ha visto, camminava ancora tutta insonnolita. Adesso sono quasi le 10 e io ho 7 chilometri a piedi, alle spalle, sono carica di cose tra l'altro. Poi ci si è messo anche il diario viola, mannaggia a lui, perché nella filiale di Aldi ho trovato il diario viola, che probabilmente ai vostri occhi di utentesse italiane è molto squallido, esattamente come i capi di H&M, ma a me piace molto e quindi l'ho comprato, e però questo aggiunge un po' di volume alla borsa che sembra scoppiare. Ma io nel frattempo sono super sveglia, perché mi sono alzata stamattina alle 4 meno un quarto, quindi per me è quasi pomeriggio. Qui adesso siamo un momento da tedi. Per strada non c'è nessuno, ci sono pochissime persone, si ha l'impressione veramente di camminare da soli. Buongiorno, sono le 6:15, sto andando a comprare l'acqua. È bellissimo, il supermercato ha aperto da 10 minuti, ci sono solo gli impiegati e io sono l'unico cliente. Veramente è fantastico, non c'è assolutamente nessuno. Però vediamo se c'è l'acqua. Vediamo. Sì, l'acqua c'è. Meno male. Vedi, qui c'era una gelateria italiana, ma è veramente, il problema è che queste cose non le vuole più nessuno. La gente vuole roba che non importa se sia autentica oppure no, importante è che deve costare il meno possibile. Di quale nazionalità sia non importa, poi adesso c'è
qui in Germania la gente pensa che in Italia ci sia un regime totalitario fascista e questo non piace alla gente, quindi non hanno voglia di regalare soldi ad una dittatura. Questo è quello che pensa la gente in Germania. Insomma, la gelateria ha chiuso. E al posto della gelateria c'è un Pommesbude, che è un modo un po' dialettale di dire un negozio che fa fritti voi dite Würstel, ma insomma salsicce grigliate. Ora sono le 8, sono quasi arrivata a destinazione. Una filiale in cui io prima andavo una volta a settimana. Questa panetteria si chiama Terboiken, è una panetteria regionale. Oggi avevo la videoconferenza e quindi non sono potuta uscire prima delle 10. Alle 10 il pane che c'è rimasto è solo quello che costa di più. Quindi adesso mi tocca girare a piedi dappertutto in cerca di un pane con un prezzo che dico io. In più, mettici che oggi è il primo giorno di mestruazioni. Poi fra un po' sta per piovere. Ma mi fa moltissimo piacere che ci sia almeno una bell'aria fresca, perché dentro casa ormai si è attaccata tenacemente una brutta aria bollente. E stamattina alle 4 fuori c'erano 25-26 gradi e dentro casa c'erano 29 gradi. Che, cioè, per noi tedeschi cioè, è una temperatura soffocante. E invece adesso è molto più fresco,
ci saranno una ventina di gradi, io sono qui senza maniche, sento il freschino, ma mi fa piacere per il momento. Questo palazzo è appena costruito da 2 anni, tutti questi appartamenti sono da 2 anni vuoti, sai perché? Perché costano troppo. Ci sarà il pane? Sì, il pane per fortuna c'è. Vedi, questo è un pane di segale, perché roggen significa segale, ma vedo che ci sono degli addensanti, purtroppo. Vabbè. Questo scemo di vecchio bacucco mi ha spinto con il carrello fino quasi a farmi cadere. Sai perché? Perché nella sua opinione io dovevo togliermi di torno. Ci trovavamo alla cassa. Io stavo ancora pagando, lui era dietro di me, era quello dopo di me, idiota, e io gli ho ringhiato fra i denti: Ruhig, wir erlauben Sie sich, esattamente così, con questa voce, che significa silenzio, come si permette. C'è una crema del Lidl per la faccia che ultimamente si è guadagnata un giudizio molto positivo presso la più autorevole rivista che fa test, che si chiama Stiftung Warentest. E allora Lidl adesso fa una pubblicità molto aggressiva in cui nomina, proprio fa i nomi dei concorrenti, delle marche concorrenti, e dice: la nostra crema è migliore, l'avete già provata? Però questo signore, vedi? Questa è la crema, questa è la pubblicità. Veri, non finti. È il garante dei diritti delle persone private della libertà personale a fotografare, numeri alla mano, l'anno orribile delle carceri italiane, una situazione critica che sta degenerando dentro gli istituti di pena, con suicidi, proteste, rivolte, tentativi di evasione sia tra gli adulti che nei minori. Il sovraffollamento è la questione più critica e col caldo diventa insopportabile. Al 31 luglio i detenuti presenti nelle 190 carceri e nei 17 istituti minorili sono 61.140, con un indice di sovraffollamento del 130%. Sono in giro già da un po', ma mi sono dimenticata di fare segmentini di vlog, cioè proprio mi sono dimenticata. Ma guarda, girasoloni grandi come me. Senti, sai che ti voglio dire? Ti voglio dire che proprio l'energia in corpo, in tedesco si direbbe, è molto schwankend. Schwankend è il movimento che fa il pendolo andando da una parte e dall'altra, no? Hai presente un orologio a pendolo? A casa della zia c'era un orologio a pendolo. E allora schwankend significa che un momento hai ben determinate energie, o meglio, non un momento, un giorno hai ben determinate energie a disposizione e il giorno prima o il giorno dopo tutt'altro. Allora, ieri ero spompata, sfiancata, non ce la facevo neanche a muovermi, non ce la facevo ad avere voglia nemmeno di masticare. Infatti ieri sera non ho cenato perché non avevo la forza di masticare. Cioè oggi sto correndo da tutte le parti e sto facendo cose proprio una dietro l'altra a rotta di collo e non so il perché. Senti la voce? C'è ancora la voce covidosa.
Ieri, tra l'altro, ho mangiato pochissimo, quindi da dove mi è entrata questa energia? Ieri ho mangiato una pizzetta morbida di Aldi. In Germania si usa che tutte le cose pseudo-italiane invece dell'olio di oliva hanno l'olio di semi di girasole, però va bene lo stesso, no? Uno non sta a formalizzarsi. Era molto buona e ovviamente era molto unta, ma era molto buona ed era molto consistente, una pizzettona. Poi ho mangiato una mezza ciotolina, ho bevuto una mezza ciotolina di latte piccolissima, cioè una quantità di latte veramente piccola piccola, latte intero, e ci ho intinto dentro i tarallucci del Mulino Bianco, 8. E poi ho mangiato una mela e questo è tutto quello che ho mangiato ieri, perché appunto ieri stavo male, mi dovevano arrivare le mestruazioni, che infatti mi sono arrivate. E niente, da un certo momento in poi della giornata ho chiuso la serranda. Però oggi ho tantissima energia. Che bella casa onesta e balconata. Ogni appartamento ha un numero di finestre equo e un balcone che va bene a trovarne di case così. E si vede che sulla maglietta c'è Farrah Fawcett. Ma esiste qualcuno che sa ancora chi è Farrah Fawcett? È una degli angeli di Charlie, della serie televisiva, naturalmente. Voi la chiamate serie televisiva, adesso noi la si chiamava telefilm. C'era un tempo in cui nei miei vlog di 10, di 12 anni fa, praticamente tutti i giorni dentro c'era questa persona che avete appena visto nel segmento precedente di video, ma sembrava perlomeno molto più giovane ed era una persona molto magra, ma sostanzialmente ovviamente era la stessa persona. E andava in giro nello stesso modo di adesso, estate, inverno, sempre vestito uguale. Questo è un senzatetto. È incredibile come i senzatetto in questo posto sopravvivano per dei decenni. Guarda, che fiori giganti che ci sono qui, lungo tutta la casa. Sono proprio grandi grandi. Allora. Oh mio Dio. Thank you.
tea house. What are they talking about? Mi suona molto Hong Kong, perché milk tea. Dunque, prima che la batteria del mio telefono muoia definitivamente, ti posso dire che Sostrene Grene mi è simpatico, ma Emma è decisamente il mio negozio preferito. Ho a che fare con bambine dodicenni e Emma è anche il loro negozio preferito. Quindi evidentemente in testa ho 12 anni. Perché infatti Sostrene Grene è il negozio delle ragazze molto giovani che hanno molta fretta di sembrare e diventare molto grandi e adulte. Invece Emma è il negozio delle ragazze senza età che vogliono essere piccole. Buongiorno, sto ascoltando e guardando dei video su YouTube che parlano di letteratura italiana, di grandi classici della letteratura italiana, e di video in video sento sempre la stessa pappetta rimasticata e questo mi dà moltissimo fastidio, ma soprattutto di video in video mi tocca sentire che D'Annunzio era un grande patriota. E allora, cioè, D'Annunzio era un opportunista che per suo tornaconto personale avrebbe aderito a qualunque cosa. E se tu invece riassumi questa informazione con la definizione di patriota, cioè dici una cosa errata, dici una cosa faziosa e ti inventi di sana pianta una storia di fantasia che non corrisponde alla realtà. E fai questo probabilmente o perché avevi un cattivo rapporto con il nonno e con il bisnonno, oppure perché sei troppo giovane e a casa tua non ci sono stati i mezzi per conservare oggetti e testimonianze del passato. No, succede, tante famiglie sono in una casa in affitto e devono cambiare casa molto spesso perché la crisi avanza, perché i soldi diventano sempre meno, l'affitto non si può più pagare, si va di casa in casa e non si può portare tutto dietro, e quindi ci sono bambini che crescono, diventano grandi e dentro casa non riescono a conservare e ad avere memoria né dei ricordi personali di se stessi quando erano più piccoli e né dei ricordi dei loro parenti, quindi crescono con niente, no? E questo dà spazio alla creduloneria, perché se tu sei cresciuto con niente, se tu a casa non c'hai niente che testimonia le realtà del passato, e allora arriva uno e ti dice: buongiorno, io sono Pinco Pallino e ti dico che D'Annunzio era un grande patriota. E tu ci credi? Ooh.
Ogni giorno è tutto diverso, mamma mia. Senti, prima di tutto ammiriamo le righe della mascherina. C'è una specie di arlecchino in bianco e nero in un sarcofago, non so se non so se si vede. Lì c'è anche un profumo vecchio. Ah, bene. Mamma mia. A casa mia in Italia ci sono vagonate di queste cose. E queste che vedo in vetrina sono tutte più brutte, ma molto più brutte. Perché noi naturalmente siamo italiani, quindi abbiamo un gusto. Wow. Così belli. Molto dolce candy. Eccoci qua. Allora. This is for this. Vedi, the night that so weird is alles drin in großen Menge. Man hat Glück. Wenn der junge Mann der Dörner vorbereitet. Ja, anche qua. Ja, auch questo, es ist von Helfer. So, letzte Woche hatte ich der Dörner Ciccione und diesmal du. Prego. Bravo. E adesso mangiamo. Perfetto. Eccoci qua. Buongiorno. Anziana. Vediamo se c'è tutto dentro. Via. Buongiorno. Sabato, ma fa freddo. Ciao. Ciao. Ma
Adesso non sono messo in sciutte. Oldi è chiuso. Lavoro in corso. Adesso è domenica e Valentina sta per mangiare il muesli della domenica. Questo. La figlia e il figlio in collegio e loro vanno a passare l'estate con questo padre che poi si risponde. In sottofondo c'è Dacia Maraini che racconta La vacanza, il suo primo romanzo, 1962. E che non corrisponde a quella dei ragazzi, insomma. Adesso è domenica sera, ci sono 37 gradi, fa molto caldo, mamma mia.